Oggi 12 marzo si è conclusa la fase pomeridiana di Amici di Maria De Filippi. Durante la puntata, sono state assegnate tutte le maglie per il serale, mandando ben 15 allievi al serale che inizierà sabato 18 marzo. Gli unici esclusi? Il cantante Niveo e la ballerina Benedetta. L'eliminazione di quest'ultima, in particolare, ha suscitato parecchie critiche da parte degli spettatori. Benedetta era entrata nella scuola solo a fine gennaio, chiamata dal professore Raimondo Todaro in sostituzione di un'altra ballerina sempre di danze latinoamericane, Eleonora Cabras, eliminata anche lei dopo un solo mese. Delle scelte molto ambigue da parte dell'ex ballerino di Ballando con le stelle, che quest'anno è stato spesso additato di non aver fatto un buon lavoro come professore. Oltretutto, una decisione presa oggi dal programma ha fatto storcere ancora di più il naso su questa vicenda. Dopo essere stata eliminata dal programma, Benedetta ha ricevuto un'inaspettata proposta da Maria De Filippi. Un contratto per continuare a ballare come partner di Mattia Zenzola, l'altro ballerino di latinoamericano, e rimanere così nella casetta con gli altri Ovviamente, Benedetta è scoppiata subito in lacrime, mostrandosi incredula per l'opportunità ricevuta. Tuttavia, nonostante la generosità del gesto, alcuni utenti sui social hanno interpretato questa mossa della produzione come un tentativo di mettere una pezza alle controversie riguardanti le decisioni di Raimondo. Il 36enne catanese, quest'anno, è apparso molto assente e poco concentrato nel suo ruolo, tanto che è stato criticato anche dai suoi stessi allievi. Addirittura, la ballerina Megan ha cambiato squadra perché non valorizzata da suo maestro. Insomma, un errore dopo l'altro da parte di Todaro, che ha cercato di rimediare arruolando nuove ballerine, per poi rispedirle poco dopo a casa. Thank you.